27 febbraio, lunedì, giornata mondiale per la tutela dell'orso polare. In che modo tutto questo ha a che fare con Bitcoin? Beh, in senso lato, Bitcoin è l'asset antifragile per eccellenza. Ha delle caratteristiche fondamentali che lo rendono resistente e assolutamente in grado di contrastare qualunque bear market. In senso più profondo, legato alla vera problematica dell'orso bianco, beh, già 10-12 anni fa il grande Al Finney aveva immaginato un futuro nel quale Bitcoin sarebbe stato uno strumento indispensabile nelle mani dell'umanità, capace di rendere l'uomo più consapevole del modo nel quale gestire le risorse energetiche e quindi di conseguenza anche aiutarlo ad avere un approccio più virtuoso nei confronti dell'ambiente. Ciao amici e benvenuti a questo nuovo aggiornamento ciclometrico su Bitcoin. Come sapete, questo è un canale nel quale ci dedichiamo di fare analisi temporale e volumetrica sugli asset e non aggiungiamo nessun altro dato o informazione che non abbiano a che fare con questi due aspetti che sono le basi, i cardini per realizzare un'analisi e un'operatività. Se poi su queste basi vuoi aggiungere un indicatore, un oscillatore, ovviamente qualsiasi layer successivo è possibile, ma realizzerà anche del rumore di fondo che, se letto e individuato, potrà essere gestito, altrimenti finirà inevitabilmente all'interno della tua analisi e della tua operatività. Detto questo, ci siamo concentrati nello scorso video sull'indice. Oggi invece piuttosto volevo fare un piccolo focus sulla sezione finale dell'annuale inverso nel quale ci troviamo, il T più 5B, che vi ricordo, essendo il B, potrebbe andare a chiudere tutta una struttura superiore biannuale. Ora, attualmente il T più 5 inverso B è diviso in tre trimestrali, questi tre cicli. Questo perché lo stiamo immaginando nell'emiciclo come un ciclo breve. Ma sappiamo che non è l'unica possibilità, potrebbe essere anche un ciclo base o lungo, ma noi dobbiamo agire cronologicamente e cronologicamente questo è il primo dei target temporali che dobbiamo analizzare e di cui dobbiamo approfittare qualora fosse quello vero. A noi non interessa rispondere nel futuro a questa domanda a posteriori, a noi interessa intercettare un'entrata corretta e sicuramente la chiusura di questa struttura è un'entrata corrente. Corretta, scusate. In che modo? Nel modo che anche l'analisi ciclica base ci suggerisce, cioè un ciclo che va a chiudere una struttura di questo, in questo, con questo movimento, con questa onda, con questa curva, ha come target dei top superiori a quelli fatti. È dunque lì che noi stiamo andando a cercare di costruire delle strutture che ci permettono di intercettare questo movimento. In che modo? Noi ci dobbiamo dedicare, ci dobbiamo focalizzare su quest'ultimo T più 3, questo trimestrale, il T più 3 inverso C. Attualmente, come vedete, è diviso in una prima parte, un primo 50%, che noi abbiamo diciamo, collocato in un grado mensile, mensile inverso, che a sua volta è stato analizzato in modo tale da poter essere scomposto in un mensile breve, base o lungo. Attualmente noi ci troviamo con un primo 50% formato da un bisettimanale ed un secondo 50% che è assolutamente il punto focale delle nostre analisi. In che modo può essere scomposto questo secondo 50%? In un dei cicli, un 50% che realizzi un T più 2 inverso breve, base o lungo. L'ipotesi principale al vaglio nell'emiciclo in questo momento è quella di un T più 2 inverso lungo, quindi una struttura a 5 picchi, a 5 tempi, che ve la disegno, è composta in questo modo: primo, secondo picco, terzo, quarto e quinto. Come vedete, noi abbiamo ancora segnato il 16 marzo, che è diciamo il limite temporale dovuto alle durate cicliche del vecchio modello, quello che prevede che i cicli si realizzino all'interno dei limiti temporali definiti dalle barre. Perché questa è una prospettiva che noi abbiamo abbondantemente superato, perché non crediamo che il mercato si preoccupi troppo del numero di barre fatto da un ciclo.
Se quello è il modello che utilizzi, arriverà un momento nel quale quel limite verrà inevitabilmente scavalcato e tu sarai costretto a utilizzare uno strumento come il raccordo per giustificare la tua centratura, quello scavallamento. Bene, invece è molto più sensato non utilizzare uno strumento aleatorio come il raccordo che può partire e finire da qualsiasi punto del tuo grafico, ma piuttosto di includere quel tempo all'interno del ciclo. In che modo? Non basando le durate temporali su delle barre, ma su delle armonie. Queste armonie partono dai cicli inferiori e costruiscono il grafico fino al daily e non viceversa. Non è un'ora a fare 60 minuti, ma 60 minuti compongono l'ora. Quindi quello che voi vedete è il risultato di un'analisi fatta su time frame più bassi. Ed ecco che una volta che abbiamo definito quelli che sono i nostri scenari, che attualmente, ripeto, sono o un T più 2 inverso base o un T più 2 inverso lungo, possiamo gestire in modo molto più consapevole quelli che sono i due o tre, diciamo, piani che operativamente si possono realizzare e non i 10.000 su giù che potresti arrivare a considerare se ti affidassi a degli indicatori che fanno solo tanto rumore e tanta latenza. Ora, quando applichiamo queste regole al tempo e ai volumi, noi riusciamo a individuare quindi delle strutture che hanno un piccolissimo margine di manovra e ovviamente anche dei livelli di prezzo che sono molto specifici. Nel caso specifico, il T in corso, questo in bianco, è molto probabile che chiuda o con il giornaliero corrente o col giornaliero che lo seguirà, il prossimo T-3. Ovviamente noi dovremmo analizzare le strutture sul 45 minuti per individuare con precisione la box, la time box nella quale andremo a formare il picco, e vi posso già dire che il livello di prezzo interessante nel quale troveremo sicuramente una bellissima reazione è i $23.900. Perché se si analizza volumetricamente Bitcoin si riconosce immediatamente in quel livello un interesse tale che troverà sicuramente una resistenza e che va preso in considerazione. Se volete arrivare chirurgicamente a trovare le motivazioni per le quali temporalmente e volumetricamente quelli sono i livelli e quello è il tempo, c'è un link qui sotto che vi permetterà di accedere al nostro server Discord, dove ogni giorno noi facciamo sia didattica che analisi e cooperatività, dove ci sono delle persone che hanno appena iniziato ed altri studenti già avvezzi alla tecnica, già skillati, e potrai venire a toccare con mano quello che facciamo e capire se è un'applicazione che rientra nelle tue corde. Se invece vuoi limitarti a seguire aggiornamenti più approfonditi, il prossimo video aggiornamento uscirà mercoledì e sarà solo per coloro che sono, seguendo questo link, entrati all'interno dell'area Discord che trovate come ospiti all'interno e non come studenti. Detto questo, spero che vi abbia aiutato questa analisi ad avere una consapevolezza un pelino superiore di quello che è l'approccio che dovreste avere con i mercati e col Bitcoin, e vi auguro un'ottima settimana di trading e di analisi, e vi faccio un caro saluto. Ciao! E ricordatevi di rispettare sempre l'orso polare.